Salve, sti fine settimana però, sempre a chiacchierare. Ciccio Panta, Paolo, Luca, fa, mamma mia, quanta gente, Milchez, Kerry, lo sguardo di Satana, Tommaso Gallegaro, altre 20, vabbè, insomma, piano piano stanno arrivando tutti. Adesso aspettiamo, tra un pochino dovrebbe arrivare anche Carlo, così ci facciamo quattro chiacchiere sulla nostra non attività. Sulla volontà di fare qualcos'altro che quando si potrà fare, come credo tutti quanti voi avrete voglia di fare qualcosa, qualunque cosa sia, e invece niente, siamo tutti bloccati, prigionieri di questa circostanza. Prima o poi la apriranno sta situazione, perché. Che puntata ci sarà stasera di Ciao Darwin? Sai, non me lo ricordo. Messaline Giulietta con... No, no, no. Sì, Sì? sì. Ah, questa sera è tosta perché. Ci sono le Giuliette contro le Messaline. Giorgia Palmas e Taylor Mega. Giorgia Palmas e Taylor Mega ci sono, più tutte le altre Giuliette e tutte le altre Messaline, insomma. Quindi è una puntata ricca, piena di fatti, eventi e circostanze. Dimmi. Ieri Carlo ha detto: no, non c'è bisogno che mi chiamate prima, tanto io vado Ah, con e lei, allora, sennò. come vedete. I miei amici sono tutte persone che versano nella medesima situazione in cui verso io, per cui se ieri il collegamento con Maurizio Costanzo è stato particolarmente complicato, perché non siamo avvezzi al meccanismo, Carlo è nella medesima condizione. Io mi avvalgo della mia signora e di un fedele amico che fanno tutto, ma magari Carlo sta lì con la sua canna da pesca, col figliolo e con la moglie e stanno tutti No, di una situazione complicata, per cui certo. tra un pochino comparirà pure lui. Volete sapere quante camicie ho? Tante, tante camicie. Io l'unica cosa che ho in grande quantità sono le camicie e questi cosi che porto al polso, che insomma hanno tanti significati. Insomma, vabbè, è stato un cardino. Che vuol dire? Sta prendendo il sole, Carlo. Un altro po' o troviamo nel posacenere, Carlo? No, non credo. Quanto si può partecipare davanti a un altro? E quando riapriamo bottega, amici miei, finché non si riapre bottega, mai venuto in Salento? Sì, sono stato una volta a Lecce a prendere con Bruno Vespa, pensate che accoppiata, perché davano il premio Barocco, una cosa del genere. Aspetta un attimo, mi ha mandato un messaggio ora. Conti, eccolo qua che scrive Carlo. Vediamo che dice. Mandata richiesta. Dice mandata richiesta. Ciao Ciociaria. Questa è l'altra parte della casa e questo invece. Quando rifarete music, se magari, devi sapere che le nostre volontà non si sposano facilmente con quelle delle aziende. Le aziende hanno degli interessi e non sempre corrispondono a una volontà di fare cose nuove, diverse, particolari. Insomma, devono fare tante volte per riuscire a fare una cosa che si vuole fare. Io non sapete che battaglia ho dovuto fare per Ecco, fare guarda. a quei tempi Darwin o avanti un altro. Non è stato facile. Adesso dovrebbe comparire. Eccolo! Oh, Eccomi. salvo Dio! Anche te cercato come Eccomi. me, bravo! Eh sì. Anzi, ho messo gli occhiali per vedere anche meglio da vicino. Ah sì? Ma perché tu ce l'hai tutti e due, sia da vicino che da lontano. Io sono miope, miope, miope. Ah. E con le lenti a contatto che mi aiutano ad avere delle lenti meno spesse. Io sono miope, Però adesso astigmatico, con l'età. miope, astigmatico, presbite e non posso portare le lenti a contatto perché non ho sufficiente lacrimazione, quindi mi vengono gli occhi come la rana Kerry. Guarda, mi è cambiata la vita da quando qualche anno fa ho cominciato a usare le One Day. Le metto e le ributto via. Le metto e le ributto via. Però non mi sento senza occhiali, non mi sento io, non mi sembro io. Va. Vedi, si vede ancora di più il Mamma mia, no, naso. rimettili, rimettili, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. Dove sei? A Firenze? A Firenze, sì, il mio studiolo, E il che mio tu fai a stanzetta. Firenze? E che tu fai? Firenze, guarda, sono un privilegiato, perché la casa è dignitosa, è più che grande e tranquilla. Siamo in tre, quindi sono con mio figliolo e mia moglie, quindi gli affetti e le cose più importanti. E poi c'è anche uno spazio esterno, e quindi insomma, col bimbo siamo sempre fuori con le tre galline a disposizione, con il prato da seguire, con qualche. Ora ha scoperto su YouTube che si possono fare delle trappole con il cartone per gli uccelli.
per fortuna non si prende niente, però l'ho dovuta costruire, capito? Per far certo, vedere... non prendendo pesci proprio con gli uccelli adesso. È chiaro, non riesco con la canna da pesca, figurati con una trappoletta marcia fatta con il cartone. Ma te la ricordi che figura meschina che abbiamo fatto entrambi in quel di Orbetello? Bellissimo. Ma chi è che vinse? Cioè, aveva un culo pazzesco, appena metteva la canna tirava su. Chi? Mi ricordo se quello lì è stato un anno, era stato Scanu che ha vinto in maniera ignobile. Ma Masini, bravo. Masini buttava i suoi CD in acqua e i pesci schizzavano fuori. Cantava Ci vorrebbe il mare. Esatto, e tutti i pesci venivano fuori e lui gli faceva, li prendeva con l'inganno. È stato subdolo Masini. E tu a casa tutto bene? Noi a casa tutto bene, siamo qua con i nostri tre figli, con mia moglie. Con i cani, tre chihuahua, un gatto. Io voglio andare via. io dico la verità, non sto malissimo, la vedo come una vacanza un po' forzata, però guarda, sta chiacchierando con il nostro comune amico Pieraccioni l'altro giorno, e in una chat con un nostro amico che ci ha scritto: io sto pensando quale sarà la prima cosa che vorrò fare quando potrò uscire di nuovo. Che vuol fare? E Leonardo ha risposto: io rientrare subito a casa. E certo. Ma io invece, tu che vorresti fare? La prima cosa che vuoi fare quando finisce? Beh, sicuramente prendo moglie e figlio e vado una giornata al mare. Esatto, uguale. Una giornata al mare, un bel tramonto, un bel pesciolino arrosto. Comprato. Certo. Però una serie di cose banalissime, anche andare in banda a fare la spesa al supermercato, proprio la normalità che poi è l'unica cosa che manca, perché per il resto comunque non ci dobbiamo lamentare. Sì, no, voglio dire, siamo forzatamente a casa, non è che stiamo male. Mi tornano in mente dei ricordi della mia mamma che, insomma, nel 41-42, quando c'era la guerra, è un'altra cosa. La mattina e non sapevano, no, nel senso che questa è una battaglia, per carità, è una cosa difficilissima e ci sono tante famiglie che stanno molto male. Però se pensiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni, che cosa hanno passato, in fondo questa non è, cioè, è una battaglia comoda. Infatti la difficoltà nasce non tanto da ciò che ti manca, ma da ciò che ti manca in funzione di ciò che avevi prima. Il periodo della guerra. Mio padre e mia madre mi raccontavano che loro uscivano la mattina di nascosto per andare a raccogliere gli scarti delle patate, delle bucce, per portarle a casa dove mangiavano quello. Quindi quando poi, che ti può togliere una società quando non hai niente? Esatto. Quando invece hai e ti sei abituato ad avere, ti comincia a mancare quello che ti viene tolto, perché siamo viziati, ecco. Sì, però abbiamo troppo. E sai qual è la cosa che manca tanto a me? Gli entusiasmi, quelli che ti derivavano dal lavoro, dalla condivisione, dal praticare o dal guardare lo sport, dalla possibilità di scegliere. Ecco, questo manca. Poi per il resto è ovvio che siamo privilegiati rispetto a la stragrande maggioranza. Dobbiamo sempre dirlo, perché comunque il pensiero va a chi sta in 40 metri quadri con 5 o 6 in famiglia e non sanno neanche... Esatto. E quello è il problema vero. Quello è il problema vero. E insomma, voglio dire, sia io che te non è che siamo nati in questa condizione, no? No, certo. Possiamo anche dirlo con cognizione di causa di cosa stiamo parlando. Raccontami la tua avventura più assurda che hai vissuto al lavoro. Al lavoro tutto abbastanza normale. La cosa più bella, la gioia più bella, una delle gioie più belle è quando Fabrizio è tornato dall'ospedale ed era il compleanno di Antonella e noi stavamo per entrare in studio per registrare la nostra puntata dell'eredità e di fare quello scambio di chiavi. Io gli avrei ridato le chiavi a lui. Mi ha preso un guizzo sapendo che Antonella è in diretta. Sono entrato nello studio, ho preso di peso Fabrizio, sono entrato nello studio di Antonella e c'è stata questa irruzione per fargli gli auguri. L'ho visto. Antonella che non si aspettava
l'arrivo nel mio, ma soprattutto quello di Fabrizio. Ed è stato un momento fantastico, di commozione, di gioia incredibile, che lo ricordo una delle cose più belle della mia vita professionale, più dei Sanremo, più di tutte le altre cose, perché quello insomma faceva parte del lavoro, no? Il Sanremo, il primo Sanremo, mi ricordo l'emozione di entrare in scena, quel pizzico di emozione che c'era per entrare in scena, perché poi c'era Fanfare for the Common Man, l'avevo fatto rielaborare, quindi era un io uomo comunissimo che provavo là dopo una carriera a fare quella cosa ambitissima. Però fatto questo, insomma, poi è andato tutto liscio, tutto bene, è anche un divertimento, come sai bene, no? E Io invece quello vedo è un momento proprio intenso, un momento vero di vita fra noi tre. ogni tanto, non conosco il web, quindi non conosco questo modo di fare che hanno le persone che seguono, no? Ma c'è uno che ha scritto: ma che fate a fare questa cosa se non vi frega niente della gente? Da cosa l'ha dedotto? Appunto, mi sembra che Ah, perché stavamo. non rispondiamo, no? Perché, pensate, no, noi lo Ah, facciamo volentieri. Allora, dai, se è per quello dici. Ah, allora andiamo a vedere un po' di domande che vengono Antonia che ci fatte, spiega le cose, va. così rispondiamo. Ecco. Aspetta, allora, Paolo, aspettiamo le domande. C'è Massimo Boldi, così a sorpresa, non lo so dov'è. Pollino. Ecco, quel forza, quella squadra, io non le leggerei, va. C'è Forza Juve, che te possino. Forza Inter. Beati voi, ricchi, 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 esageratamente ricchi, 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 ricchi. Beh, mostri esageratamente, insomma. Esageriamo. C'è Massimo chi è Boldi. più fortunato, chi è meno fortunato. C'è anche Massimo Boldi. Ciao Massimo. Un programma insieme? Sì, volentieri. Si devono trovare le circostanze. Io c'ero con Carlo Fabrizio ed Antonella. Per noi, C'era quel saluti da Berna. Saluti da Berna, ti salutano da Berna. Berna, Berna. Sì. Chi era più bravo all'università? Chi era più bravo all'università? Tu eri bravo? Io mi sono Capito. iscritto il primo anno e poi via, via, sono andato via. Perché io che avevo fatto ragioneria pensavo di fare giurisprudenza, quindi la primo, e di partire subito forte con diritto romano. Ho aperto il libro, era tutto scritto in latino, l'ho richiuso e Hai lasciato praticamente perdere. mi sono iscritto a scienze politiche, ho fatto un po' di anni e poi basta. Ah, no, io invece ho fatto scienze politiche all'università e mi sono laureato in politica internazionale, indirizzo politico internazionale. Vabbè, ma niente di particolare. Capito. Anche perché nel frattempo avevo vinto un concorso in banca e per un po', quindi dovevo fare la radio, fare la discoteca, lavorare la mattina, poi anche l'università, ho detto lasciamo Fanno le perdere. domande, questo. Ah, Una puntata di avanti un altro Come faccio una puntata di senza. avanti un altro con Carlo. E una puntata dell'eredità condotta da È te. una puntata dell'eredità condotta da me. Bello, Ma sì, ma sai che non è male ogni tanto shakerare la ci televisione facessero e fare vedere che tante viene cose. fuori. Ti E no, chiedono sì. quando torna la corrida. La corrida è quando potremo riportare il pubblico in studio, perché quell'unico programma è senza pubblico, non si può fare, credo. Proprio. Poi ti chiedono quando verrai a Mediaset. No, per ora sto dove sto. Poi allora, Cosa pensate dei silenzi di Non ho cosa pensiamo? Che le l'istorico. domande sempre più strane. Cosa pensiamo dei silenzi di Celentano? Sembra questo periodo. La pensiamo come lui, come avrete capito, no? Esatto, Esatto. Forte 6:40, solo 600 euro. quali sei che ti piacciono? Paolo, puoi leggere il mio messaggio? Sì, ma Paolo, che tu, oh, dice? Paolo, tu in Rai? Io ci sono stato. Ma ci torni? Vorranno E io saperlo. vado e torno, vado e torno. Faccio lo spallone della televisione. Io sono stato più fedele in questo, devo dire. Lo so, ma io sono un fedifrago. Io sono un fedigrafo. Tu Beato sei te. fedele, tu sei Beato te. fedele, tu sei fedele, ma dentro di te alberga il demone del tradimento. Prima o poi, chissà. Che abbiamo fatto insieme Luna Park. Luna Park. Tu hai fatto Luna Park. Certo, Pure ma non io. so. Io facevo il Però venerdì. Te che facevi? io il mercoledì. Io Ah, sì. il mercoledì. Sì. Ogni giorno per uno. Io mi ricordo che facevo Luna Park e c'era Pippo Baudo che si arrabbiava perché dicevo sempre a fine puntata: e mi raccomando, non perdetevi domani l'appuntamento col Pippone nazionale. E lui si incazzava tantissimo per questa cosa. Grande Poi, Pippo.
Dicono se Conti è stato oggetto di cuori razzisti. Ah, dice, ma che cazzata, dai, ma che domande sono? No, chiedono se sei stato soggetto di cuori razzisti, ma si può essere così? Ma solo dai tifosi della Juve quando andavi con la maglia della Viola, dai. Questo sì, chiaro. Tantissimi saluti da Castiglioncello, salutiamo tutti quanti. Grazie. Quando inizia il nuovo Ciao Darwin? Ringrazio Dio che stavamo a fare questo. Non so, come diceva Carlo prima, se non c'è gente in pubblico, se non ci può essere il pubblico, non ci possono essere i concorrenti. E come facciamo? Che si inventiamo? Come sta Panariello, ti chiedono. Giorgio sta bene, fa anche lui delle dirette molto, molto instagrammato, e quindi ogni pomeriggio fa delle dirette. Leonardo invece si è un pochino più chiuso rispetto al mondo Instagram, chiacchiera meno. Ci sentiamo costantemente, anche perché insomma con loro è una delle cose che manca è vedere Leonardo e far vedere Martina con Matteo. Leonardo credo sia contento di questo, perché ha sempre paura che Matteo possa diventare un potenziale fidanzato della sua Martina, e che il fatto che con suoceri lo angoscia molto. Allora poi dice, vediamo altre cose, dice se abbiamo paura del coronavirus. Beh, è un virus pericoloso che tutti si augurano di non dover sopportare. Esatto. È ovvio che uno dice no, a me mi frega niente, non credo, insomma, no? Com'è? No. Poi l'età conta, quindi io sono fottuto. Noi siamo giovani ancora. No, noi siamo ancora. Paolo, ma è vero che hai litigato con Luca? Ancora con sta cosa? No, ma quando mai? Mai litigato in vita mia con Luca? Assolutamente no. Pregi e difetti delle vostre mogli in questa quarantena. Comincia tu. Solo pregi, grandi pregi. Cucina troppo e io oltre a una quarantina... Ma quello è un difetto. Prenderò anche una quarantina di chili, quindi... Che nessuno bello, è... quando... Non riuscirò a distinguerti da Gerry Scotti. Esatto, praticamente solo gli occhiali. No, è che si mangia. Poi è bello perché proviamo dei momenti nei quali stiamo insieme, ma abbiamo anche dei momenti nei quali ognuno ha il suo mondo. Io magari mi chiudo qui dentro, lei sta giù sta nell'altra stanza con Matteo, oppure io tengo Matteo e lei chiacchiera, chatta con le amiche o fa qualche manicaretto, oppure legge un libro. Viviamo molto bene, e ho scoperto in questo periodo tra l'altro che il tempo vola. Perché le giornate con lo scandire, forse la fortuna appunto di avere Matteo che ogni 3 minuti vuol fare qualcosa, e quindi ti fanno volare le giornate in maniera incredibile. E quindi magari ti ritrovi ad avere un bambino di 6 anni già in casa e non ti accorgi, non ti sei reso conto, insomma. Certo. Vola velocissimo. Oh, poi ci chiedono se cuciniamo. Tu c'hai tua moglie, metti pure te buona notte, voglio dire. No, però devo dire che io faccio un ottimo, e la prima volta che ci vediamo te lo... Aspetta, c'ho un problema familiare. Sonia mi ha appena detto, perché non dici i miei pregi? È giusto, vai. ho sentito uno Sì, ha detto strano quello che stai facendo. Sto pensando tantissimi pregi, il primo dei quali è di una effervescenza mentale notevolissima, il che ristora queste giornate, perché si può parlare, perché si possono dire tante cose, insomma, parlare con lei è sempre un piacere. Com'è? E poi arrivano i pacchi a casa, questa si sta a comprare lì. Tutte delle cazzate, la cuccia per il gatto, il condominio per i cani, un condominio per i cani, ma delle cose che, perché ho lavorato una vita per comprare la casa del gatto? Beh, io col cancello, perché il gatto ci vuole anche chiudere fuori, capito? Cioè, io ho comprato... Adesso ammanta dei diritti. Io ho comprato il pollaietto per le galline, l'ho anche costruito. C'è le galline tu, a casa, dentro casa? No, non dentro, in giardino, fuori. E sono bravissime, eh? Ognuno ogni giorno fa un uovo. Guarda bellina. E pensa che questo è il gatto. Questo. Non questo è un parente. E il gatto dove sta? Non c'è. Sta in casa. Ah, il gatto si è chiuso in casa. Si è barricato.
il cancello. Oh, ma escluse le mogli, che vuol dire? Escluse le mogli, no, niente. Scusa, escluse le mogli, c'è niente, no? Vogliamo parlare del passeggino per il cane? Sì, non me ne parlate. Il passeggino per il cane, il vestito per il cane. Tra poco compreremo anche i paracadute per i canarini, che non si sa mai. Metti che cade dal dindolo. Viene giù, vabbè. Uno si è chiesto, come siete diventati Paolo Monolis e Carlo Conti? Dalla nascita? Anch'io sì, io credo sì. All'improvviso ero fatto così. Cioè, sono uscito da questa sacca amniotica. No, a me è capitato sinceramente in maniera molto singolare, non pensavo proprio di farlo questo mestiere. Era il periodo in cui in Rai facevano un sacco di provini per scegliere delle persone e questo mio amico è andato lì e mi ha chiesto se lo accompagnavo, perché io c'avevo il boxer quello blu, il motorino, l'ho accompagnato e la casualità ha voluto che non so perché abbiano rivolto l'attenzione nei miei confronti, non sapevo fare niente, io stavo studiando istituzioni di diritto romano, mi ero portato un libro, aspettavo e poi è successo e amen. Guardate il lato positivo, siete a casa, potete trombare come Ricci. Beh, insomma, ma non è difficile perché mia moglie è molto intelligente e quindi parla parecchio. Tu, la tua cucina sempre. Quindi... Poi ci vediamo di nascosto io e te, Carlo. C'è poco da fare, insomma, sì, è un'illusione. Però, insomma, esatto. Dov'è Amadeus? Dov'è Amadeus? A casa. Sicuramente a casa. Eh sì, a casa. Sì. Sicuramente a casa. A casa, Amadeus. Boh, il prossimo collegamento lo proviamo a fare con... Ma si possono fare le triplette o le quadriplette? No, no, bisogna fare coppiette. Triplette no, è roba da Inter. No, no, no. Oh, Carlo, io guardavo ad aria fresca. Ti guardavo ad aria fresca. Paolo, ti ricordi il viaggio nel tempo con il concorrente della squadra dei brutti? Sì, io ho tanti ricordi di cose terribili come Carlo della sua corrida. Ci sono stati degli incontri dove tante volte ci siamo domandati, non può essere vero, non è possibile. Io mi ricordo ancora, io vado dall'analista per i fratelli Capone ancora. È stata una botta. Io ti vedo ogni tanto alla corrida, hai quello sguardo come a dire che cazzarola me l'ha portato questo. Che poi la cosa bella... È che della corrida è che faccio praticamente li vedo solo il giorno prima un attimo per spiegargli da dove devono entrare, però non faccio prove né niente perché no, come mi insegni si perde tutto il fascino dell'improvvisazione. Certo. Io davanti a un altro non li incontro mai. Abbiamo la fortuna di essere i primi noi a divertirci in programmi, è fondamentale. Se no dopo lavori di maniera ed è noiosissimo. Esatto. Cosa gli è rimasto nel cuore di Sanremo? Ah, questa è una domanda che mi proponi? No. Un mio caro amico mi propone una domanda che hanno appena scritto. Sì. Cosa ti è rimasto nel cuore di Sanremo? Tocca a te, poi dico io. A me, guarda, io li ricordo come 3 anni fantastici. Quando sono tornato ora ad Amadeus per fare la giuria del Sanremo Giovani e sono arrivato a Sanremo, per me l'ho visto come un luogo di vacanza, di grande relax, proprio come a casa, perché sono stati 3 anni fatti con grande leggerezza. La fortuna, come mi insegni tu, che sono andati bene, perché altrimenti insomma, certo, le cose vanno bene, è tutto più facile. Però la cosa che ricordo più bello sono stati 2 momenti. Il primo, quello dicevo prima, quando è partita la sigla iniziale della prima sera, questa Fanfare for the Common Man degli Emerson, Lake & Palmer, rielaborata da Mezzo Pirazzoli, e sono entrato e mi è passato tutta una vita davanti, una carriera davanti. E l'altro momento, quando dal fondo del teatro Ariston sono entrati gridando Leonardo e Giorgio, e anche lì, mentre venivano sul palco, ho guardato, pensando tutte i chilometri che abbiamo fatto, i teatri, i teatrini che abbiamo girato insieme, non avrei mai immaginato, ecco, che un giorno saremmo arrivati insieme a fare Sanremo e loro ospiti in un mio Sanremo. Quindi sono state più queste 2 sensazioni umane, al di là di aver incontrato grandi artisti, aver avuto l'opportunità di presentare Elton John piuttosto che Will Smith, però quello fa parte del lavoro, no? L'emozione e l'umanità è venuta a questo momento. E a te? Beh, ma io un po' tutto, è stato divertente farlo. Un momento che mi ha colpito molto è stato quando ho potuto dare una gioia ad un mio amico molto caro che si chiama
che si chiama Bruno Bortotto, il quale non se l'aspettava, sapevo che avrebbe partecipato, era il Sanremo del 2009, sapevo che avrebbe partecipato e gli avevo preparato una sorpresa. Il sogno suo sempre sarebbe stato, era quello di poter ascoltare e cantare Why, direttamente da lei. L'hai fatta tale e quale. Sì, sì, uguale, sono le stesse fattezze, peraltro. E allora l'ho invitata e prima di presentarla... Che? I brividi, ma hai fatto i brividi. Insomma, te ti emozioni sempre con me. È per quello che ti dicevo, basta con queste mogli. Me la rifai un attimo, vai. Il problema è che io e te non potremo mai essere amanti, perché insieme facciamo la maglietta della Juve, Dio non voglia. I Ringo, esatto. E quindi niente, è stata questa cosa qui. Poi un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente di Sanremo è stato poterlo iniziare in una maniera roboante, ogni volta diversa. L'ho cambiato molto nel 2005, se ti ricordi, abbiamo fatto dei cambiamenti giganteschi, eccetera. Ma nel 2009 abbiamo aperto con questi omaggi al cinema legati alla canzone. E mi ricordo ancora il direttore musicale che dovette fare questa specie di crasi musicale tra il Requiem di Mozart e The Wall dei Pink Floyd, che credo volesse suicidarsi, però è venuta fuori una cosa bellissima. Insomma, sono dei ricordi di confezionamento dello spettacolo che rendono tutto bello. Proprio divertente, proprio un carrozzone. Sì, costruirlo. E poi la cosa costruirlo, sì, è stato bello. Dimmi. Il gruppo rock preferito molto... di Carlo e la tua canzone preferita di Pink Floyd. Allora, il tuo gruppo rock preferito, chiedono. Pink Floyd. Non esiste, guarda, lì c'è la versione, il CD dei The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here. Là c'è il vinile di The Dark Side, lo vuoi vedere? No, ci credo. Sì, lo voglio vedere, fammelo vedere. Originale, eh? Originale. Sì. Guarda, ecco, ora, aspetta, non lo trovo. Non ti preoccupare, prendi anche il tarocco cinese, va bene? Questo è Middle. Dei Pink Floyd. Mm-hmm. Eccolo là, perfetto. The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon. Eccolo qui, vedi? Con tutti gli scarabocchi dentro, vedi? Proprio il mio del 74, quando l'ho comprato. Con tutte le scritte dei miei compagni di classe, tra l'altro. Me l'hanno scarabocchiato tutto. Un classico. Sì. Perché? Però... No, il mio gruppo preferito è sempre stato i Queen. Queen, grande. Però ho molto amato sia i Pink Floyd che i Doors. Io poi ci ho avuto il momento anche un pochino più aggressivo con i Deep Purple. Ah, grande. Con i Deep Purple. Sì, beh, era tutta musica con qualcosa che prevedeva un pensiero. Sì, si scriveva per cercare di far capire qualcosa e poi non c'erano ancora i sintetizzatori, quindi era proprio musica artigianale, aveva una forza particolare. E poi eravamo più giovani alla fine della fiera, quindi... Quello che ha scoperto i Pink Floyd anche in studio, insomma, inventandosi l'eco con il bobine che ripassava sulla... Ma come no? Tira, insomma, ne hanno fatte di cose. Erano dei priori... E italiano, invece? Italiano Battisti. Io sono un battistiano proprio sfegatato. Battisti, poi tutto anche i grandi cantautori italiani, da Lucio Dalla, De Gregori. Noi abbiamo avuto della bellissima musica, delle bellissime canzoni. Io sono rimasto sempre molto colpito dalla grande qualità dei testi di Lorenzo Cherubini. Chiedono se faccio diretta con lui. Molto, mi è sempre piaciuto tanto. Non lo so, c'era qualcosa di sempre immensamente poetico, ma in linea universale, non sentimentale, in quello che scriveva. E questo che mi è sempre piaciuto tanto, come Vasco. Vasco ha una sua meraviglia, perché commenta l'esistenza, la vive insieme a quelli che la cantano, ma non ti dà delle soluzioni. Ti suggerisce qual è il problema e che lo si può affrontare, ma non sono in grado di darti una soluzione. Questo mi affascina molto di Vasco. La grandezza, cioè la grandezza, quella di aiutarti a riflettere, a pensare. Ah, esatto. Stimoli, ma senza dire... Questa è la risposta, perché poi credo in molte cose ognuno di noi ha una sua risposta. Ma perché non facciamo Sanremo insieme io e te? Ma volentieri, perché no? Torniamo al bianco e nero. Beh, però sarebbe figo. Sarebbe un bel Sanremo,
ne potremmo fare. Sai che sarebbe figo? Sai che sarebbe figo? Mo la butto lì, la butto come format, eh? Quindi c'è una testimonianza ora. Vai. Tu ti fai i tuoi, io mi faccio i miei e vediamo chi vince. Una squadra mia e una squadra tua. Due direttori. Figo o no? Vabbè, forte, forte, forte. Facciamola, vai. Dai, si fa. Dai, andiamo, dai. Dai, andiamo. Andiamo via, prepariamo la squadra. No, sai che invece che sarebbe una bella idea questa? Perché cioè, comunque, no, il prossimo anno non la fanno, non lo possono fare. No, è mai già registrato, già registrato. Anche perché due conduttori ne trovi. Diventa una conduzione, diventa una competizione nella competizione. È fighissimo. Si ravviva un po', diventa... La gara dei tuoi e poi la gara fra... I vincitori. I vincitori tuoi, i vincitori miei, hai capito? Col pubblico che vota, è divertente. Il tuo spettacolo, il mio spettacolo. Ma questo, guarda, può essere un programma. Io che cerco di rovinare il tuo e tu che cerchi di rovinare il mio. Ma questo è un format al di là di Sanremo. E vabbè, andiamo a Sanremo, facciamo più puntate per i cavoli nostri. Esatto, esatto. È meglio. Bravo, bravo. Io purtroppo non sono economo, a me mi vengono le cose ma poi non riesco a gestirle. Tu sei toscano, tu sei un fiore di una ballerina, No, scusami, ti correggo, sono fiorentino. Sei fiorentino, ancora meglio, ancora meglio, perché sei ancora più subdolo. No, se abbiamo ancora più questo, il campanilismo classico. Sei un mediceo amici miei, adesso Amadeus ce la copia, ha detto qualcuno. E la Clerici come valletta per entrambi. No. Sì, che ce la spartiamo così. Ma a te. Tanto lì ha voglia di tirare un sacco di roba con Antonella. Sì, sì, c'è problema. È una carettata di roba. Frate, vogliamo continuare? Che ce la fa? Io? No, guarda, oggi dovrei stare a casa. Ah, anche io. Chiedono se è allenato. Ma davvero. Chiedono se ci alleniamo. T'alleni tu? Come? No, chiedono se tu ti alleni. Sì. Se ti alleni, se fai del movimento. Non solo di ganaccia. Parlare? Mi alleno, no. Sai che io non ho mai fatto sport in vita mia. Ah. Io e lo sport abbiamo litigato da piccolini. Quando ero piccolino, giocavo così male a calcio che per alla comunione mi sono fatto regolare il pallone e per giocare dovevo portare il pallone io. Con la scusa che portavo il pallone mi facevano giocare, ma l'umiliazione più grande era prima del pallone, quando sai, da ragazzini, una banda, sei una ventina o dieci, i due più bravi sono i capitani e fanno le scelte e fanno la squadra, chiaro. Fanno le squadre, fanno pari o dispari, e quindi i due più bravi facevano le scelte, quello lo prendo io prendo lui, io e un altro bambino restavamo per ultimi, e l'umiliazione più grande era quando uno faceva: loro due prendili te, vai. Cioè... entrambi. Anche dopo un pochino non mi passavano mai la palla, se me la passavano la perdevo, eh? Allora mi mettevo a bordo campo e facevo finta di fare la telecronaca della partita degli amici. Ma roba da matti, cioè, praticamente eri la raccolta dell'umido dello sport, te. Capito, una tragedia. Insomma, io proprio lo sport mi ho praticato da piccoli, tant'è vero che il mio sport è la pesca, la cosa più tranquilla, anzi, certo. Però ti ho visto un po' affaticato quando dovevi mettere il verme, perché tutto quel movimento un po' di dobbiamo prendere quelli che si infilzano da soli. Uno ha scritto: eri la pecora nera del gruppo. Ora sul nero lo capisco, ma la pecora. Ma io invece l'ho fatto sempre lo sport, l'ho fatto sempre, mi è sempre piaciuto tanto. Ho sempre fatto tutti gli sport possibili, anche quelli dove ero delle pippe, una pippa pazzesca. Ad esempio, io, mio figlio grande che giocava a basket, e sono andato a giocare con lui, io non riesco a pigliare nemmeno il tabellone, una sega totale. A calcio gioco bene, a paddle gioco bene, a tennis gioco bene, ho fatto istruttore di subacquea, di trekking. No, a me è sempre piaciuto. Anche in questi giorni faccio un po' di ginnastica, però insomma ormai la decomposizione delle carni si fa sentire, inizio ad invecchiare un pochettino. L'hai letto il libro mio? Ancora no. Ma guarda, io ti giuro. Ma io, allora lo faccio qua Amadeus, quella cosa. Vabbè, e te l'hai letto il mio? Sì. L'ho letto io. Sì. Quale? Quello che hai scritto tu.
E quale dei tre? Quello con la copertina nera. Non c'è nessuno con la copertina nera. Era una tua foto da vicino, non dire cazzate. No, ancora no. Ma ping pong pure gioco, sì sì, scusa che uno me l'ha scritto. Vabbè. Lo stato, però... lo stato americano, Paolo, stato americano che ti ha più colpito? Beh, io ho i figli che vivono nello stato di New York, però il Montana sicuramente, anche il Colorado e la Florida sono stati che mi hanno colpito particolarmente, perché sono belli, perché hanno delle nature completamente differenti. Molto bello è il Maine è bellissimo al termine dell'estate, quando questa vegetazione prende tutti i colori possibili e immagini. Vabbè, ma che gli frega poi agli altri lo stato americano? So, però era una domanda che c'era. La domanda era il bello rispondere. Certo, no? C'è. Un bacio da Firenze. Che programma condurresti dell'altro? Ah, che programma condurresti dell'altro, mi ho chiesto. Tu quale programma condurresti? Tuo? Sì. Ma fammici pensare, di quelli che hai fatto te i migliori anni. Bello. sì. Tuo... Io ho fatto una cosa che cercava di essere non come i migliori anni, ma un'altra cosa, che era music, sì. ma i migliori anni era molto divertente, perché c'era chiaramente il gusto di rivedere e di riascoltare, ma anche il gusto di conoscere attraverso i racconti quelle sfumature che per noi erano solo musica, invece dietro a ogni musica ci sono delle persone, ci sono delle storie. Era bello. Quando sono venuto io da te, mi ricordo. Sì, abbiamo fatto una bellissima intervista, una bellissima chiacchierata. No, una cosa bella dei migliori anni era che anche avevo un pochino nell'idea, no? Sai che hai un piccolo pretesto, anche una piccola, insomma, obiettivo. Era quello, visto che c'erano questi 100 ragazzi in studio, era un po' raccontare a questi 100 ragazzi, 100 diciottenni, gli anni precedenti, gli anni dei loro fratelli maggiori, dei loro genitori, dei loro nonni. E quindi era questo anche un aspetto che mi piaceva, no? Perché molte volte hanno scoperto questi ragazzi che una moda che pensavano fosse loro partiva da lontano, un pantalone o anche la minigonna. E una volta buffissima ospitai Carl Douglas, quello che cantava Kung Fu Fighting, no? Everybody was Kung Fu Fighting. Bene. Beh, pure te non è che stai d'amore. No, esatto, a livello di White e di Lennox. Lancio Kung Fu Fighting, lo saluto, 1974 mi pare, Kung Fu Fighting, canta. Poi andiamo in pubblicità e uno degli ragazzi mi fa: ah Carle, vieni qua. Oh, te sei sbagliato. Questo non è del 74, è la sigla di Kung Fu Panda, è il cartone animale. Grande. Lui, certo. Era quello. Ognuno se lo tara sulla sua epoca, è chiaro. Esatto, no? Esatto. È chiaro. È bella sta cosa che molti ragazzi hanno scoperto che magari una canzone è una cover oppure che è un qualcosa. Certo, che... è come se The Wall fosse in realtà non un pezzo di Pink Floyd, ma la sigla di Fuori dal Coro. Capito? Esatto. Ci hanno chiesto cosa devono fare dei ragazzi che volessero intraprendere la nostra professione. Non è facile. Oggi è più difficile, forse. Oggi è molto più difficile perché soprattutto gli intendimenti delle nuove generazioni si stanno spostando su altre piattaforme rispetto alla televisione, quindi sono anche linguaggi e tempi di narrazione differenti rispetto a quello televisivo. Però credo che ci sia, se posso Carlo, credo che ci sia un minimo comune denominatore che vale un po' per tutte le attività in cui ci si espone verso gli altri. Non vi domandate mai, questo lo faccio sempre quando faccio le lezioni all'università, non vi domandate mai che cosa la gente vuole vedere, ma domandatevi sempre che cosa avete voi da raccontare o da voler raccontare, perché allora cambia tutto, perché sennò diventate interpreti di pensieri e sogni altrui, mentre solo i vostri sono veramente narrabili bene con la passione che vi appartiene. Quindi analizzatevi, raccontate quello che vi piacerebbe raccontare, che vi appartiene, e a quel punto sarete sicuramente protagonisti di un discorso unico e irripetibile, perché nessun altro sarà mai come voi, nessuno è come voi al mondo.
E poi fare, usare tutti i mezzi possibili per allenarsi, non preoccuparsi. Io quando ho iniziato a fare radio, sono sicuro che dall'altra parte non mi ascoltava nessuno, perché stavano scoprendo l'FM, perché non c'era, le radio erano private, perché erano private di tutto, cioè, non c'era niente, per questo certo. Però c'era questa voglia di fare, di esprimersi, che superava qualsiasi altra cosa, quindi farsi guidare anche dal cuore, dall'entusiasmo nel fare delle cose. È chiaro. Scusa se sorridevo un attimo mentre parlavi di una cosa bella che ti è appartenuta, ma è arrivata una domanda che mi chiede quando è che voglio rifare il sesto senso. Appena rivedo i morti, appena comincio a vedere le persone morte, ricomincio a fare il sesto senso. Per il momento mi sono limitato al senso della vita, però appena riesco ad individuare le forme ectoplasmatiche in quel sottile confine tra la realtà e l'aldilà, riprendo anche il sesto senso. Sì. Siete scaramantici? Siamo scaramantici? Sei scaramantico te? No. Sinceramente no. Mi gratto le balle, ma dipende dalle circostanze. Per giocare, più per divertirsi. A tutti gratti le balle per giocare? Non c'ho altre palle. Che cazzo di sport fai, scusa? Non ho altre palle con le quali giocare. Ok. Non lo sapevo. Le palline di clac, quelle... Ah, pensavo era una nuova specialità olimpica, scroto, no? Ok. Anche se una volta, sinceramente, mi ricordo, proprio ai migliori anni, l'edizione nella quale c'era la Lotteria Italia, avevo messo una 500 che usciva fuori dal palcoscenico, si apriva una super botola, veniva fuori sta 500 e con delle chiavi, se entrava in moto, il biglietto della lotteria vinceva, no? E poi si chiudeva. All'inizio dello spettacolo avevo notato che c'era una signora vestita di viola in scena, però io non sono superstizioso, quindi gli ho anche fatto delle battute, ho detto, qualche altro l'avrebbe mandata via signora, invece io non sono superstizioso, stia lì. Come faccio a dire, stia lì, tranquilla, sento fare... E rimane bloccato, prima dell'inizio della trasmissione, questa botola non si chiudeva più. Quindi stavamo per iniziare il programma con questa 500 che era dentro, il palco scenico aperto e tutte le maestranze della Rai che cercavano con martelli di abbattere la situazione. Si è chiusa la botola un secondo prima di iniziare, tant'è vero io sono entrato in scena e ho fatto il giro della botola per non passarci sopra, perché ancora non mi fidavo. Però ecco, quella volta il viola non è stato di buon auspicio in studio. Però non sono superstizioso. Ti chiedono, ritornando alle domande che mi hanno fatto prima, qual è il programma mio che vorresti aver fatto o fare te, a me che mi frega se lo vuoi fare. Il senso della vita è fortissimo, però insomma bisogna anche saperlo fare, tu lo sai fare molto bene. Era bello, sì, mi piaceva tanto, spero che lo riprendano, ma adesso probabilmente su questa televisione di questa SBL TV probabilmente faremo qualcosa che in piccola parte, una specie di piccola promanazione del senso in questi nei prossime settimane, adesso vediamo se ci riusciamo. Era una cosa che mi piaceva molto. Mi piaceva anche a me. Un'altra cosa, per carità, ma mi sono divertito molto a fare ieri oggi, a riproporre ieri oggi con due ospiti, le chiacchierate. Bello. Nel percorso televisivo. Vuoi caffè? No, grazie. Bevo un bicchiere d'acqua, guarda, bevo un po' d'acqua, aspetta. Bene, Chiccelli. Aia. Oh, io adesso ho il torneo di mio figlio. Vai, di che? Sta facendo il torneo della NBA, quello di virtuale. Ecco. Invece io gioco ogni tanto con Matteino a FIFA, alla PlayStation. E la cosa tu sei capace? Sì, un pochino sì, ma lui ha 6 anni, all'altezza io sono di Matteino. Però mi ha battuto. Io sono incapace totalmente. Una volta abbiamo fatto Barcellona-Livorno, io ho preso il Livorno, lui il Barcellona e ha vinto. Certo, a me l'unica volta che ho giocato, mio figlio mi ha dato, credo, il Brasile a livello massimo e lui si è preso, non so, tipo il San Pier d'Arena, ha vinto 10-0 lui. Io non riesco a capire, io premevo un pulsante e c'avevo dei pupazzetti che si lanciavano come Mazinga Z a cazzo nel campo. Però quanto hai vinto tu? No, io ho perso, che ho vinto. No, parlavo con Matteo, quanto hai vinto? Non si ricorda.
Ha rispetto per il padre, non lo vuole umiliare. Non ricordo padre. Carlo, ti do un abbraccio grande. Un abbraccio forte a te, a Sonia, a tutta la tua meravigliosa family. Anche ai canini. Anche a te, a tutta Carlo, la famiglia. Io ti saluto anche le galline. E io il cane e il gatto, se esce dalla casa. Adesso vado a bussare e dico, polizia! Okay. Ciao Carlo, grazie! Ciao Sonia, ciao! Ciao, ciao, ciao amici!